ma una gara difficile, una gara sporca, una gara non tecnica, una gara in cui sapevamo che l'episodio avrebbe spaccato la partita. Siamo entrati in campo il primo tempo, secondo me, in cui ci siamo difesi, abbiamo fatto poco il primo tempo, ma hanno fatto, secondo me, poco anche loro. Hanno tirato una volta in porta in maniera pericolosa su una respinta nostra, su una recupero di una seconda palla, quindi la partita non è stata tecnica. Poi il secondo tempo siamo entrati in campo meglio noi. Nel nostro momento migliore purtroppo abbiamo subito gol. Abbiamo avuto due palle nette per far gol sullo 0-0, non siamo riusciti a sfruttarle. E poi il calcio è così, se non chiudi la partita è sempre a rischio, e infatti da un episodio il secondo tempo abbiamo preso gol. Questa è l'analisi della partita. Il secondo tempo ho giocato bene, secondo me, in un campo difficile, in un campo in cui era praticamente impossibile giocare. È stata una partita delle seconde palle, però un buon secondo tempo, secondo me. Però alla fine non abbiamo raccolto punti per un episodio, mi dispiace. Vedendo l'ultimo mese abbiamo avuto dei problemi, perché abbiamo avuto tre quarti della difesa titolare fuori, e quindi nell'ultimo mese quello ha pesato molto sul risultato, perché sennò potevamo avere, secondo me, dei punti in più, ma non perché chi ha giocato è demeritato, ma perché chi ha giocato è indietro in un processo di crescita rispetto ad altri giocatori. E quindi potevamo raccogliere di più, perché sono stati veramente gli episodi che hanno condizionato i pareggi, e anche oggi. Adesso oggi è stata una partita tipo Pagani, stessa cosa. Pagani si è riusciti per episodi a portare a casa 3 punti, oggi no, ma la partita è stata la stessa, è stata comunque giocata nel combattere. Non ci siamo tirati indietro da quel punto di vista. Purtroppo loro hanno concesso nel secondo tempo 2 occasioni in cui non abbiamo capitalizzato, noi ne abbiamo concessa una e ci hanno fatto gol. Quindi non è un momento, è un momento particolare, sì, perché non riusciamo a vincere, ma poi le partite vanno analizzate, il periodo va analizzato. È stato un periodo difficile per delle mancanze dei giocatori, e non siamo riusciti a portare a casa i punteggi pieni. Adesso questa è una partita un po' così, in cui l'episodio ha fatto la differenza, però non vedo altri, cioè bisogna rimanere calmi, bisogna rimanere naturalmente fiduciosi, perché abbiamo tanto da dare, abbiamo tanto davanti, tante opportunità davanti a noi.